Ho chiesto il patrocinio del comune perché per regolamento puoi utilizzare la sala consiliare senza spese solamente ottenendo il patrocinio. Devi fare una particolare domanda, altrimenti non ti danno la sala consiliare, devi andare nella casa delle associazioni, che è il palazzo che è qui a fianco al comune, che è obiettivamente meno appetibile, diciamo, per una sala, per un incontro che reputiamo interessante. Mi sono preso per tempo a fare la domanda perché diciamo che se ci sono argomenti di interesse o ritenuti tali da parte dell'amministrazione, la risposta è molto veloce. Per esempio, questa sala consiliare è stata usata per fare una conferenza stampa sui sindaci ribelli, sull'immigrazione, eccetera. Un'altra volta è stata usata per la materia di agenda. Quindi, diciamo, lì le risposte vengono veloci. Per cose che riguardano altre forze politiche o altri temi è un po' più lento. Quindi mi sono preso per tempo. Abbiamo fatto la domanda un mesetto fa, mi è stata risposta la prima volta negativamente, o meglio chiedendomi alcuni obblighi che peraltro non sono obblighi perché non si riguarda, perché è giusto così, e cioè garantire il contraddittorio, e ripeto, io ho invitato sindaco e anche l'ingegnere dell'ETRA. Garantire il fatto che l'avvocato non si facesse pubblicità di se stesso o acquisisse clienti, ma non lo fa già di suo, poi non lo può neanche fare, tra l'altro. Ecco, quindi insomma, alla fine abbiamo ottenuto patrocinio qualche giorno fa. Abbiamo stampato un po' di bacheche, le abbiamo affisse in luoghi pubblici, obiettivamente sensibili per quanto ritenevamo noi, cioè visibili a molte persone. È chiaro che, come sottolineava il Signore, accade che spariscono velocemente. Sono arrivati tardi, poi sono stati anche la notte a sparire, sono venuto lì. Quello che noi potevamo fare in più era investire probabilmente in stampare 5-6 mila volantini e portarli in giro casa per casa. Non l'abbiamo fatto perché questo significa spendere dei soldi. Qui qualcuno ci critica, qualcuno ci appoggia, qualcuno non lo capisce, qualcuno invece applaude quando sente queste cose. Guardando i sondaggi ho l'impressione che siano molti di più rispetto al passato che applaudono questa cosa, però diciamo, noi non abbiamo alcun tipo di finanziamento, parlo di noi in questo caso, cioè la forza politica che rappresento. Quindi tutto quello che noi spendiamo, dal singolo volantino al sito internet, agli amici che questa sera sono qui con delle telecamere e registrano, tutto quello che noi facciamo è autofinanziato. Questo è un pregio perché noi non peschiamo soldi pubblici, è un difetto. Se lo vogliamo vedere come difetto, perché avere la possibilità di stampare 10.000 volantini, avere la possibilità di pagare qualcuno che te li va a distribuire, avere la possibilità di, è chiaro che garantisce come dire, una maggior pubblicità alla serata. Noi non lo facciamo, e quando lo facciamo, ripeto, lo sottolineo, lo facciamo spendendo soldi nostri. Quello che abbiamo fatto bene, è quello di pubblicizzarlo con i nostri strumenti, che sono il sito internet, che sono il blog, che sono la pagina Facebook, che sono le condivisioni sulle varie profili Facebook nostre. Ha dei limiti questo, cioè raggiungi determinate persone, non ne raggiungi determinate altre. Però diciamo che la storia dimostra che probabilmente il futuro va verso quella direzione e non verso il suonare i campanelli e dire: allora, che qua comandomi. Oggi a destrino comunque funziona ancora così ed è vincente questo. Sono d'accordo con te. O meglio, è stato vincente, ecco. E può darsi anche che lo sia, che ne so, lo vedremo l'anno prossimo. Poi sì, sul tema che riguarda i rifiuti, obiettivamente abbiamo avuto come movimento un atteggiamento sin da quando siamo entrati molto forte, diciamo, e come questo lo riconosceva prima. Questo ha fatto sì che ci sia stata anche una reazione da parte della controparte
altrettanto forte. E quindi questo prevede che quello che è il contraddittorio, la battaglia che abbiamo nella politica, ci sta che da una parte uno sostenga come meglio può una posizione, dall'altra si faccia di tutto perché quella posizione venga o non conosciuta o non condivisa, insomma. Reputo che anche questo aspetto qua incida su quanto si diceva poco fa. Noi abbiamo avuto, come diceva Nicola prima, nell'arco di 3 anni abbiamo avuto ospiti in questo consiglio comunale chiamati dall'amministrazione, 2 presidenti di ETRA, siamo l'unico comune credo che possa vantare questo tipo di esperienza, e abbiamo avuti ospiti perché l'amministrazione 2 volte è stata costretta a non saper interloquire sui temi che portava in consiglio comunale. La prima volta l'ho fatto vedere prima degli articoli sul giornale, il consiglio è stato sospeso e per far approvare la delibera di affidamento è venuto un mese dopo il presidente di ETA, che era svegliato all'epoca, e ha fatto un monologo, Nicola lo ricorderà, di 45 minuti, al quale io ho potuto rispondere con la metà, ma sai, era tanto. L'anno e mezzo dopo è venuto anche elaborato qua, il presidente che ha sostituito Svegliato, e anche lui il tema rifiuti qui è stato trattato in un certo modo e quindi ci sta, ripeto, lo comprendo col sorriso, comprendo che ci sia un po' di ostruzionismo quando si parla di questo, anche se di fatto poi qui rifiuti c'entra in maniera di striscio, tra virgolette, perché il tema non riguarda solo il comune di Mestrino, non riguarda come è stato gestito, ma riguarda l'intera nazione, vorrei dire, cioè un problema nazionale, e riguarda non il singolo assessore, non il singolo sindaco del comune, ma riguarda anche una certa volontà politica di far conoscere il meno possibile questo aspetto, perché ci sono le 200 euro singole per ogni cittadino, ma le 200 euro moltiplicate per i numeri di cittadini di Mestrino, moltiplicate per i numeri di cittadini residenti a Padova, a Veneto e tutta Italia, fanno sì che vengano fuori 1 milione di euro. Miliardo di euro e quindi probabilmente chi gestisce, chi amministra lontana da Mestrino i soldi, riconosco abbia interesse che si sappia il meno possibile questa cosa qua, obiettivamente. Lo dico col sorriso grande, che sto dalla parte di chi invece vuole informare il più possibile. Credo che se non ci sono altre domande, e mi pare di non vedere volti o sguardi che mi fanno cenno che vogliono parlare, ecco, prego. Nel 2017 stanno mettendo lì ancora? Sì. Perché io onestamente... Non è arrivato, ma deve arrivare con me. Noi qui a Mestrino abbiamo discusso la delibera che parlava di gestione rifiuti, di tariffe rifiuti nell'ultimo consiglio comunale. E se non vado errato, proprio mi pare sia stata la Vanno che ha fatto la domanda, non so, ecco, ha chiesto conferma se l'IVA veniva applicata anche quest'anno, e la risposta è stata data sì, perché non abbiamo ordini diversi. In maniera sintetica, ma è così. Se posso precisarvi, però nel comune di Passano non si paga l'IVA, e l'ha gestito lei. Ma Passano non pagano l'IVA perché c'è la sede dell'ETRA, oppure perché... No, perché il comune incassa direttamente la tariffa, quindi la riconosce come tariffa, però sembra strano che in un unico futuro consiglio di bacino ci siano anche 2 e ci dovrebbe dire essere in caso e poi la tariffa. Ecco, siccome siamo in diretta, se c'è qualcosa da dire diciamo il microfono, perché sennò chi a casa eventualmente sente o ascolterà non capisce cosa sta accadendo.
Va bene, credo sia il caso di chiudere la serata, anche perché si è fatto una certa, giusto dirsi. Io vi ringrazio davvero tanto per la vostra presenza e se volete chiudere la serata è tutto registrato. Grazie davvero a tutti.